E adesso vogliamo vivere insieme un tempo di rinnovata alleanza con il Signore. Se l'uomo che dà lode a Dio è quello che è inabitato dallo Spirito, lo Spirito ci porta sempre a dire un sì. Ed è un sì che vogliamo dire come nell'Antico Testamento lo dissero gli ebrei nella valle di Sichem: quanto a me e alla mia casa noi serviremo il Signore. Ma è anche il sì che si fa amen sulla croce di Gesù, lo faremo anche fisicamente in questa mistagogia intorno alla croce di Gesù. Invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo da casa o nelle sale nelle quali avete raggruppato i fratelli e le sorelle del rinnovamento a vivere questo momento come un forte momento di alleanza nel potere dello Spirito Santo con Gesù, con il Signore. Nel potere dello Spirito Santo vogliamo dire il nostro amen e il nostro sì. Dal libro di Giosuè. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume in Egitto e servite il Signore. Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, se gli dèi che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dèi. Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i padri nostri dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano il paese. Perciò anche noi vogliamo servire il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge in Sichem. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto il terebinto, che è nel santuario del Signore. Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi a testimonio contro di voi, perché non rinneghiate il vostro Dio. Anche noi vogliamo proclamare: quanto a noi, alla nostra casa, noi serviremo il Signore, perché non c'è altro Dio, non c'è altro Signore, noi serviremo il Signore. Le nostre comunità, i nostri gruppi, i nostri cenacoli serviranno il Signore. Amen, amen, alleluia, amen. Noi possiamo gridare: Signore, che Tu hai vinto sui nostri nemici. Alleluia, alleluia, gloria a te. Alleluia, gloria a te, Signore, gloria, gloria a te. Eterna bontà, tu sei mio Signore.
ricordiamo il nostro sì come il giorno della preghiera di effusione. Alleluia. Una nuova alleanza. Una nuova alleanza nel potere dello Spirito. Alleluia. Un nuovo battesimo nello Spirito, nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Noi ti diciamo amen, sì, amen, Signore. Amen. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene lo sguardo in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è fedele a colui che l'ha costituito. Ogni casa, infatti, viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. Cristo, invece, lo fu come figlio costituito sopra la sua propria casa, e la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. E come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Amen. Grazie. Amen. Amen. Grazie Signore, grazie perché questa è la tua casa. Sì, oh Signore, noi siamo la tua casa. Costruita. Grazie Signore, ti benediciamo. Siamo pietre vive, siamo tua casa, Signore, ti benediciamo. Noi apparteniamo a te, Signore Gesù. Ti benediciamo per la tua presenza, Signore. Gloria a te, Signore, ti esaltiamo, tu sei la roccia, ci sottomettiamo, tu sei la pietra, tu sei la pietra, gloria a te, sulla quale costruiamo, edifichiamo la nostra fede. Tu sei la nostra roccia, la nostra difesa. Alleluia a te, Signore Gesù. Tu sei la roccia su cui è fondata la Chiesa. Tu sei la roccia su cui è fondata questa casa. Il tuo sguardo è su di noi. Tu sei la roccia su cui è fondata la nostra vita. Alleluia, alleluia a te, Signore. Alleluia, per l'amore, Dio tre volte santo, per l'amore che hai per ciascuno, sii esaltato, di noi, per quello Signore, che rivelo su ciascuno di noi. Gloria a te, tu sei la roccia dalla quale scaturisce l'acqua viva, oh Signore. Gloria a te, Signore. Il tuo costato aperto sulla croce ci inonda del potere dello Spirito e ci rigenera a vita nuova. Amen. Amen. Alleluia. Jesus.
vivere un atto di fede collettivo. Anche voi da casa potrete seguire un estratto dal Credo di San Paolo VI, lui cantore dello Spirito, proprio oggi nel giorno della memoria liturgica. Siamo certi che ispirerà anche dal cielo i sentimenti che nel cuore vorremmo provare nell'esprimere questo nostro credo, che possiamo vivere comunitariamente. E allora io invito i fratelli del Consiglio Nazionale ad aiutarci a vivere questa alleanza nel potere dello Spirito, con le parole di Paolo VI. Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, creatore delle cose visibili, come questo mondo ove trascorre la nostra vita fuggevole, delle cose invisibili, quali sono i puri spiriti, chiamati altresì angeli, e creatore in ciascun uomo dell'anima spirituale e immortale. Noi crediamo che questo Dio è assolutamente uno. Egli è colui che è, come ha rivelato a Mosè. Egli è amore, come ci insegna San Giovanni. Essere e amore esprimono la realtà divina di colui che ha voluto darsi a conoscere a noi. Dio solo può darci la conoscenza giusta di se stesso, rivelandosi come Padre, Figlio e Spirito Santo, alla cui eterna vita siamo chiamati per grazia a partecipare. Rendiamo grazie alla bontà divina per il fatto che moltissimi credenti possono attestare con noi l'unità di Dio, pur non conoscendo il mistero della Santissima Trinità. Noi crediamo al Padre, che genera eternamente il Figlio, al Figlio, Verbo di Dio, eternamente generato, allo Spirito Santo, persone increata, nelle tre persone divine, coeterne e coeguali, sovrabbondano la vita e la beatitudine di Dio, perfettamente uno. Noi crediamo in nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, Verbo eterno, nato dal Padre prima di tutti i secoli, al Padre consustanziale. Per mezzo di Lui tutto è stato fatto. Egli si è incarnato per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. È uguale al Padre secondo la divinità, inferiore al Padre secondo l'umanità. Ha dimorato in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità, ha annunciato e instaurato il regno di Dio e ci ha fatto conoscere il Padre. Ci ha dato il suo comandamento nuovo di amarci gli uni gli altri. Ha patito sotto Ponzio Pilato, agnello di Dio che porta sopra di sé i peccati del mondo, ed è morto per noi sulla croce, salvandoci col suo sangue redentore. È stato sepolto e per suo proprio potere è risorto nel terzo giorno, elevandoci con la sua risurrezione alla partecipazione della vita divina. È salito al cielo e verrà nuovamente nella gloria per giudicare i vivi e i morti, ciascuno secondo i propri meriti, sicché andranno alla vita eterna coloro che hanno risposto all'amore e alla misericordia di Dio, e andranno nel fuoco inestinguibile coloro che fino all'ultimo vi hanno opposto il loro rifiuto, e il suo regno non avrà fine. Noi crediamo nello Spirito Santo, che è il Signore e dona la vita,
che è adorato e glorificato col Padre e col Figlio. Egli ci ha parlato per mezzo dei profeti, ci è stato inviato da Cristo dopo la risurrezione e la sua ascensione al Padre. Egli illumina, vivifica, protegge e guida la Chiesa, ne purifica i membri, purché non si sottraggano alla sua grazia. La sua azione, che penetra nell'intimo dell'anima, rende l'uomo capace di rispondere all'invito di Gesù: siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Noi crediamo che Maria è la madre, rimasta sempre vergine, del Verbo incarnato, nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, e che, a motivo di questa singolare elezione, è stata preservata da ogni macchia del peccato originale e colmata del dono della grazia più che tutte le altre creature. Associata ai misteri della incarnazione e della redenzione, la Vergine Maria, al termine della sua vita terrena, è stata elevata in corpo e anima alla gloria celeste e configurata a suo Figlio risorto, anticipando la sorte futura di tutti i giusti. E noi crediamo che la Madre Santissima di Dio, nuova Eva, madre della Chiesa, continua in cielo il suo ufficio materno riguardo ai membri di Cristo. Noi crediamo in un solo battesimo, istituito da nostro Signore Gesù Cristo, per la remissione dei peccati. Il battesimo deve essere amministrato anche ai bambini che non hanno ancora potuto rendersi colpevoli di alcun peccato personale, affinché essi, nati privi della grazia soprannaturale, rinascano dall'acqua e dallo Spirito Santo alla vita divina in Gesù Cristo. Noi crediamo nella Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Essa è il corpo mistico di Cristo, società visibile, costituita di organi gerarchici e comunità spirituale, popolo di Dio pellegrinante quaggiù e Chiesa ricolma dei beni celesti. Nel corso del tempo il Signore Gesù forma la sua Chiesa mediante i sacramenti e rende i propri membri partecipi del mistero della morte e della resurrezione di Cristo. Essa è dunque santa, pur comprendendo nel suo seno dei peccatori, giacché essa non possiede altra vita se non quella della grazia. Vivendo della sua vita, i suoi membri si santificano, come, sottraendosi dalla sua vita, cadono nei peccati e nei disordini. Perciò la Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, da cui ha il potere di guarire i suoi figli con il sangue di Cristo e il dono dello Spirito Santo. La Chiesa custodisce con amore le sacre scritture e venera i patriarchi e i profeti. Fondata sugli apostoli, è trasmettitrice della loro parola e dei loro poteri di pastori nel successore di Pietro e nei vescovi, assistita dallo Spirito Santo alla missione di custodire, insegnare, spiegare e diffondere la verità. Noi crediamo che la Chiesa che Gesù ha fondato e per la quale ha pregato è indefettibilmente una nella fede, nel culto
nel vincolo della comunione gerarchica. In essa la varietà dei riti liturgici, la diversità dei patrimoni teologici e spirituali e delle discipline particolari, lungi dal nuocere alla sua unità, la mettono in maggiore evidenza, riconoscendo poi, al di fuori dell'organismo della Chiesa di Cristo, l'esistenza di numerosi elementi di verità e di santificazione che le appartengono e tendono all'unità cattolica, e credendo all'azione dello Spirito Santo, noi nutriamo speranza che i cristiani, non ancora nella piena comunione con l'unica Chiesa, si riuniranno un giorno in un solo gregge con un solo pastore. Noi crediamo che la Chiesa è necessaria alla salvezza, perché Cristo, che è il solo mediatore e la sola via di salvezza, si rende presente per noi nel suo corpo che è la Chiesa. Ma il disegno divino della salvezza abbraccia tutti gli uomini. Coloro che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della sua grazia si sforzano di compiere la sua volontà, possono conseguire la salvezza. Noi crediamo tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o tramandata, e che la Chiesa propone a credere come divinamente rivelata, sia con un giudizio solenne, sia col magistero ordinario e universale. Noi crediamo nell'infallibilità di cui fruisce il successore di Pietro, quando insegna ex cattedra come pastore e dettore di tutti i fedeli, di cui è dotato altresì il collegio dei vescovi quando esercita con lui il magistero supremo. Noi confessiamo che il regno di Dio, cominciato quaggiù nella Chiesa di Cristo, non è di questo mondo e che la sua vera crescita non può essere confusa con il progresso della civiltà, della scienza e della tecnica umana, ma consiste nel conoscere le imperscrutabili ricchezze di Cristo, nello sperare i beni eterni, nel rispondere all'amore di Dio e nel dispensare la grazia e la santità tra gli uomini. La Chiesa spinge i credenti a contribuire al bene della loro città terrena, a promuovere la giustizia, la pace e la fratellanza tra gli uomini, a prodigare il loro aiuto ai propri fedeli, soprattutto ai più poveri. La sollecitudine della Chiesa per le necessità degli uomini, gioie e speranze, sforzi e travagli, non può significare che la Chiesa conformi se stessa alle cose di questo mondo o diminuisca l'ardore dell'attesa del Signore e del Regno Eterno. Noi crediamo nella vita eterna. Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo, sia che debbano ancora essere purificate nel purgatorio, sia dal momento in cui lasciano il proprio corpo, siano accolte da Gesù in paradiso, come egli fece per il buon ladrone, costituiscono il popolo di Dio nell'aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando queste anime saranno riunite ai propri corpi. Noi
Noi crediamo che la moltitudine delle anime che sono riunite intorno a Gesù e a Maria in paradiso forma la Chiesa del Cielo, dove esse, nella beatitudine eterna, vedono Dio così com'è e dove sono anche associate, in diversi gradi, con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi, aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine. Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la propria purificazione e dei beati del cielo, i quali tutti insieme formano una sola Chiesa. Noi crediamo che in questa comunione l'amore misericordioso di Dio e dei Suoi Santi ascolta costantemente le nostre preghiere, secondo la parola di Gesù: chiedete e riceverete. E con la fede e nella speranza noi attendiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.